Ci ha raggiunto anche Salvatore Sagone, che è fondatore e presidente di ADC Group e che ringrazio per essere con noi, perché comunque la categoria degli eventi, lo stiamo vedendo, è una categoria che evidentemente sta vivendo un momento di difficoltà. Invece dal punto di vista vostro, quali sono le novità? Sagone, le chiedo anche appunto Sì. come reagire in questa fase. Allora, questa è una fase molto delicata. Il comparto che è stato il primo a chiudere, sarà l'ultimo a riaprire, ovviamente in grandissima sofferenza. Si parla già di un'emergenza occupazionale. Voglio dare solo due numeri. Il comparto degli eventi nella sua totalità ha un impatto diretto sul PIL di 36,2 miliardi di euro. E impiega 570.000 persone distribuite tra agenzie specializzate in eventi, in strutture congressuali, in tutte quelle società che servono a realizzare gli eventi live. Quindi l'impatto è sicuramente devastante e per questo occorre organizzarsi e abbiamo creato anche un'iniziativa che si chiama Italia Live, che vuole aggregare tutte le voci che danno vita a questo comparto. Quindi è una grande emergenza che colpisce un popolo di invisibili, direi, cioè tutte quelle persone che stanno dietro le quinte degli eventi e che nessuno riconosce, non hanno nessun sostegno anche da un punto di vista economico. Quindi è una situazione davvero molto grave per la quale stiamo avanzando delle richieste precise al governo e ai ministeri competenti. Sono misure che riguardano le risorse umane con l'estensione degli ammortizzatori sociali previsti per l'emergenza fino alla fine dell'anno, l'estensione ai lavoratori intermittenti occasionali di questi ammortizzatori, anche un bonus di 1.000 euro al mese per tutti gli autonomi e partita IVA fino alla fine dell'anno. E poi il credito d'imposta per facilitare la sopravvivenza delle imprese stesse, la detassazione degli utili del 2019, magari anche con l'introduzione di un meccanismo di riporto all'indietro, un carry back, no? Per compensare la perdita fiscale Bene. che ci sarà nel 2020 e così tante altre cose. Soprattutto Bene. chiediamo incentivi per la ripartenza del settore.